Io sono qui grazie a una mia compagna delle elementari di Milano. Dai suoi post su Facebook ho visto che c'era questo grande orto vicino a casa mia. E le ho chiesto informazioni e sono venuta qua. Fin da subito mi sono sentita a casa. Oramai cerco di venire tutti i giorni. Già sapevo che mi avrebbe cambiato la vita, e infatti così è stato, perché ho conosciuto tanti amici, ho iniziato a investire su me stesso, protetto anche da tante persone che già lavoravano nel settore Ho agricolo. sempre lavorato in aziende agricole, però mi mancava la parte dell'inventarsi qualcosa. È stata una scelta proprio, la CSA. Durante la quarantena ho cominciato a immaginare come avrei voluto che la mia vita continuasse. Tante persone hanno perso il lavoro, tra cui anche io. Ho deciso di andare verso la campagna e quando vengo qui, invece di essere magari stanco del lavoro, in realtà mi ricarico. Avevo voglia di trovare un luogo in cui far parte di una comunità, condividere un progetto con altre persone. La CSA in italiano si può dire comunità che supporta l'agricoltura, in inglese è Community Support Agriculture. È un modello organizzativo di fare agricoltura diverso. È una comunità che sta attorno al produttore agricolo. È diverso da un GAS, da un gruppo di acquisto solidale, perché le persone compartecipano del rischio di produzione dell'agricoltura. Noi siamo divisi in soci fruitori, cioè che fruiscono mettendo una quota annuale. Per esempio, sono un socio fruitore e ho una mezza quota. Però sono anche un socio volontario perché voglio venire sui campi. Si diventa soci della CSA andando su internet, compilando un formulario e pagando la quota associativa. In realtà può succedere, come nel mio caso, che si diventa volontari prima e poi soci. È richiesto almeno un apporto di aiuto di 4 giorni all'anno per i soci fruitori. Chi è interessato, noi diciamo: guarda, prima di diventare socio, vieni sui campi. Sei convinto, eh? Allora diventa socio. Il socio fruitore pre-investe nella produzione, vediamo quanti soldi bisogna tirare fuori e una volta coperti i costi partiamo con la produzione. CSA Semi di Comunità è nata il 23 gennaio 2019. Eravamo 50 soci, adesso siamo circa 230. Ci basiamo sul cibo, ma è perché è la cosa più pratica e più immediata, dal quale è facile secondo me costruire una comunità. C'è molta partecipazione al di là del lavoro sui campi. Facciamo diversi eventi, abbiamo fatto la proiezione di un film e ne faremo altre. E poi ci sono, vabbè, i tornei a biliardino, le serate passate anche solo a chiacchierare, ci sono dei tramonti stupendi. È proprio bello venire qua, ti senti proprio a casa. Ripartire dalla terra porta molto spesso giovani, ma non solo, a volersi riconnettere con se stessi e con il mondo. Stiamo facendo la divisione di tutte le verdure che abbiamo raccolto oggi, quindi tutto ciò che era pronto in campo lo stiamo dividendo. Praticamente qui abbiamo circa 5 ettari, 2 ettari e mezzo, quasi 3 che coltiviamo e il restante, diciamo, è a bosco. Per quanto riguarda la distribuzione, effettuata la raccolta che di solito è il martedì pomeriggio e il mercoledì stesso si effettua la suddivisione di tutto quello che è stato raccolto in base appunto ai punti che abbiamo e al numero di soci fruitori. I soci fruitori poi si recheranno al punto di distribuzione e sapranno quant'è la parte che gli spetta, quindi non c'è una cassetta che prestabilita, ma avranno una tabella con le quantità che possono prendere e andranno a prendere loro stessi le quantità di zucchine, pesarsi i pomodori, quindi va anche molto sull'emozione.
sulla fiducia. Perché è proprio l'idea di fare una comunità anche, di responsabilizzare le persone, quindi per questo i punti di distribuzione sono strutturati in modo che ognuno debba crearsi la propria cassetta. Per me l'Italia che cambia è un auspicio, ma è anche il presente. È ciò che sto vivendo, ciò che vedo che molte persone stanno vivendo, un cambiamento. Per me l'Italia che cambia sono le Italie che cambiano. Ci sono varie direzioni che si stanno prendendo. Bisogna saper scegliere, cioè sapere quale cambiamento una persona vuole. Bisogna cambiare, bisogna evolvere, capire il mondo che ti circonda, in che direzione sta andando e tu dove vuoi trovarti. Per me l'Italia che cambia è la volontà di fare una scelta diversa di vita. È responsabilità, è guardare non a noi stessi ma a chi verrà dopo. Quest'Italia che cambia non puoi fermare.